La rubrica del condominio è offerta da Alfa Omega. Abito in una palazzina formata da 6 appartamenti contrapposti. I 3 appartamenti di sinistra hanno la stessa colonna di scarico fognatura, così come quelli di destra. Le 2 colonne scaricano a valle su una condotta comune per poi raggiungere la fossa generale. Essendosi verificate delle perdite nella colonna che serve i 3 appartamenti di sinistra, gradirei conoscere se le spese di riparazione vanno imputate a tutti i 6 gli appartamenti o soltanto ai 3 appartamenti che se ne servono. Le spese di riparazione relative all'impianto fognario vanno suddivise in base alle quote millesimali, quando la riparazione riguarda quel tratto di fognatura che serve tutti i condomini. Se si tratta invece di una singola colonna di scarico, come in questo caso, che quindi serve soltanto determinati condomini, le spese vanno ripartite solo tra questi, sempre in base ai millesimi. Ovviamente questo sistema di ripartizione può essere adottato soltanto se il regolamento non dispone diversamente. Se anche voi volete inviarmi le vostre domande, potete farlo attraverso il sito www.radioarancia.com nella sezione dedicata al condominio, e se volete potete seguire questo spazio anche in radio su Radio Arancia dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 11 del mattino.